Benvenuti nel mio let's play a Final Fantasy Tactics A2. È veramente un bellissimo Final Fantasy Tactics, seguito di Final Fantasy Tactics Advance per Game Boy Advance, mentre questo qui è per Nintendo DS. Personalmente questo è veramente molto molto più bello. Iniziamo subito una nuova partita. Come avete potuto vedere, questo gioco sarà soltanto, purtroppo, in inglese. Intanto mettiamo il nome. Non è stato tradotto in italiano ed è per questo che mi limiterò a giocare senza leggere i dialoghi. Ci sarà un piccolo questionario. Questo questionario determinerà un'abilità extra che otterremo all'interno del gioco. Ci sono delle abilità extra chiamate, non mi ricordo come si chiamano, comunque, che ci danno dei bonus in battaglia. E c'è un bonus particolare che io voglio avere. Per questo motivo darò delle risposte specifiche. Per questa volta tradurrò. Comunque, questa estate mi piace uscire con gli amici, giocare ai videogiochi e studiare per il prossimo anno. Sinceramente scelgo la C, perché no? Come personal goal voglio, obiettivo personale voglio nuotare per un miglio, arrivare il mio guerriero a livello 75, imparare un linguaggio che non conosco, quindi faccio la C. Il prossimo anno prometto di non distrarmi in classe, non dormire troppo la mattina, lasciare che il mio cane mangi i miei compiti. Vabbè, 3 volte C, oppure una volta B e 2 volte C, oppure ABA, vi darà l'abilità che voglio io. Quindi, per fare le cose più in fretta, ho messo 3 volte C. Sconfiggi Clesta. Sono vietate le armi a lungo raggio. Inizia. Bene, come avete potuto vedere, abbiamo fatto conoscenza con i nostri membri del clan. Ci hanno invitato nel clan, è apparso un giudice, e quel giudice praticamente ci proteggerà in battaglia e ci permetterà di avere delle abilità extra. Intanto siamo entrati in questo mondo immaginario, e in questo mondo immaginario ci troviamo a combattere con magie e incantesimi. Questo ovviamente è il mondo di Ivalis, lo stesso mondo presente in Final Fantasy XII e ovviamente anche negli altri Final Fantasy Tactics. Questo è un primo tutorial. In questo primo tutorial ci spiegano come funzionano le variazioni. Questo qui è un gioco di tattica, ci si muove, c'è una specie di scacchiera, usiamo le abilità. Ad esempio questo è un mago nero e quindi lui utilizza la magia fuoco, per esempio. Per cui quando arriva il nostro turno possiamo muoverci, utilizzare un'azione o aspettare, e poi in alcuni casi fare anche altre cose. Qui ci sta spiegando il nostro caro amico che per il momento è soltanto
un personaggio di accompagnamento, Sid infatti farà tutto da solo per il momento. E ha deciso di attaccare ovviamente il boss. Inoltre premendo B possiamo vedere i vari personaggi e i vari nemici. Nell'altro schermo ci sono i turni. Per il momento direi di aspettare. Il mago bianco conviene che non fa nulla, quindi a meglio si aspetta. Il mio consiglio è di concentrarci su Clesta perché in ogni caso questo è un tutorial. Abbiamo visto fuoco, direi di vedere tuono in azione. Magari mi dovrei un po' spostare. Quindi mi sposto leggermente. Così ho più raggio d'azione e vediamo un po' di usare tuono di qua. Ok, no, colpisco per forza anche me, non importa, dai. Vediamo tuono in azione. Ok, come potete vedere le magie nere permettono di utilizzare a danni ad area. Adesso Sid utilizza Body Slam. Boom. Perfetto, ora che ho il mago bianco con me direi che è arrivato il momento un po' di curare i nostri personaggi. Ok, curerò anche il boss, per cui vediamo un po'. Sid ha abbastanza punti vita, io no, curo me. Perfetto, ho curato un po' il protagonista. Come avete potuto vedere il nostro personaggio è un mago bianco. Cioè, non il protagonista, il personaggio che ha curato. Ci sono varie classi in questo gioco, come in tutti i Final Fantasy. Ci sono addirittura varie razze. Ad esempio, il mago bianco, in questo caso, è una viera. Però anche, ad esempio, gli esseri umani possono essere maghi bianchi. E se non sbaglio, anche i Numu. Ok, attaccano tutti il mago bianco. Nessun problema. Clesta attacca di nuovo noi. E finiamo KO. Nessun problema anche se finiamo KO, possiamo comunque continuare. Vi ho fatto vedere Thunder, adesso vi faccio vedere Blizzard. Che è una magia di tipo ghiaccio. Perfetto. Direi che posso tranquillamente curare Sid. Perfetto. Sid, dai, attacca. Ottimo. E sbam. Perfetto, come avete potuto vedere, alla fine della battaglia sono usciti i risultati di battaglia che ci hanno dato dei premi. Se seguiamo la legge in corso e non la violiamo, otteniamo dei premi extra. Sid ci ha introdotto al clan e ci ha chiesto anche di dargli un nome, fantastico! Vediamo un po' se ci va a Lionheart. Ci va giusto giusto. Perfetto, adesso possiamo iniziare a giocare sul serio. Come potete vedere c'è la mappa, andiamo in città e proviamo ad andare al pub. Al pub è dove si accettano le missioni. Perfetto, c'è una missione ovviamente. Possiamo vedere la missione e vedere anche i premi che si ottengono a fine missione.
con tutti i dettagli del caso. Ovviamente la missione ha un costo. Prima però facciamo visita, quando siamo in città possiamo far visita anche al negozio, per cui andiamo. Possiamo comprare del nuovo equipaggiamento o addirittura venderlo. Sono un bel po' di robe che possiamo magari usare. Vediamo un po' se ci sono delle abilità che possiamo avere. Ok, per il momento non compro niente e piuttosto faccio indietro. E adesso mi dirà che potrò utilizzare il bazar. Il bazar è molto semplice, quando otteniamo dei premi dai mostri si chiamano loot e questi loot li possiamo utilizzare per creare nuove armi e armature o accessori che è possibile poi comprare al bazar. Ok? Ogni loot ha un valore da A ad E e quando possiamo creare qualcosa di nuovo c'è un bel pallino arancione che ci dice che possiamo farlo. Utilizziamo i loot e otteniamo quindi la Broadsword. Ora che abbiamo tanto la Broadsword all'interno del bazar, possiamo acquistarla al negozio. Possiamo vedere le info del clan, dove è possibile vedere le quest che stiamo facendo, il loot che possediamo e i vari privilegi. Noi abbiamo potenza, agilità 1, velocità 1, fortuna 1 e bonus a più 1. L'ultimo privilegio si ottiene in base alle risposte che date. Io le ho dato le risposte in maniera tale da avere bonus a più 1. Ed è molto importante avere quell'abilità, almeno per me, perché gli AP servono per apprendere abilità. Ad esempio, Shield Bearer. Come possiamo vedere, ci conviene comprare effettivamente un'altra Broadsword. Direi proprio di sì. In questa maniera anche noi potremo ottenere un'abilità extra. Bellissima la musica del menu. Questa qui è una delle mie preferite. In ogni caso, la Broadsword con 100 AP potremo ottenere pronto soccorso, First Aid. Per il momento noi siamo un soldato, mentre il nostro amico Nat è un mago nero. Poi c'è Patrice, che è un mago bianco, Chas, che è un guerriero, Nichols, che è un arciere, e York, che è un ladro. Per il momento lascerò le abilità che hanno loro. Possiamo cambiare equipaggiamento, cambiare classe e anche selezionare delle abilità. Ad esempio abbiamo due abilità passive, un'abilità di reazione, un'abilità passiva e basta. Tra le abilità attive possiamo mettere ad esempio oggetti. Gli oggetti possono essere utilizzati da tutti i personaggi e vi assicuro che sono molto potenti. Cioè sul serio, gli oggetti si hanno dall'inizio, però possono essere veramente portentosi, soprattutto con una classe in particolare che purtroppo non abbiamo ancora. E quindi si inizia con la prima missione vera e propria, la protezione di questi Chocobo. Ci sono due tipi di missione, le missioni della storia come questa e le missioni secondarie. Di solito le missioni della storia danno 80 AP, mentre le missioni secondarie ne danno 30. Per questo motivo ho voluto apprendere l'abilità bonus a più 1, che comunque in ogni caso si può apprendere anche in altre maniere, però averla sin dall'inizio ci darà una grande mano. Ad esempio, come avete potuto vedere, per imparare pronto soccorso io ho bisogno di 100 AP. Quindi con questa missione, che tra cui tra l'altro mi dice che devo sconfiggere tutti i nemici e non usare fuoco, ne guadagni 80, ma grazie a bonus AP, se non sbaglio, dovrei arrivare a guadagnarne 110, oppure 100, esatti, e quindi potrò prendere pronto soccorso tutto in un unico colpo. In ogni caso, la missione inizia, dopo che ci sono stati detti vari dettagli di missione, possiamo decidere di selezionare le truppe e metterle dove vogliamo. Adesso c'è Sid con noi, quindi mi limiterò a non mettermi l'arciere e mi metto il ladro. Bene, dopodiché posso iniziare la battaglia e scegliere finalmente il privilegio. Potenza 1 aumenta la potenza dei danni inflitti e riduce quella dei danni ricevuti. L'agilità invece riguarda la possibilità di colpire, la velocità con cui ci arrivano i turni, la fortuna
la possibilità di colpi critici e un opportunity turn, che poi vedremo che cos'è, e a più 1 che aumenta gli AP ricevuti. Il privilegio si perde se noi non seguiamo più la legge, e se non seguiamo la legge, ad esempio iniziamo a usare la magia fuoco, perderemo il privilegio in quella battaglia e inoltre non potremo utilizzare ad esempio delle code di Fenice per far rivivere i membri. Questo è tutto, adesso ci divertiamo a giocare. Io direi che mi limito a iniziare a spostare il mio ladro. E ovviamente, come potete vedere, adesso è il turno dei nemici. Ok, il mago bianco puoi spostarti, bene. Adesso tocca a Sid che gioca da solo. Cioè fa tutto lui perché è un West. Utilizza come sempre Body Slam. A Sid piace un casino questa mossa. Sbam. Ok, direi che posso spostarmi con il mio guerriero e attaccare. Un'altra cosa importante da sapere è che se attacchiamo dai lati o da dietro facciamo più danni che se attacchiamo ad esempio da davanti. Adesso mi invito ad attaccare. L'importante è non utilizzare magie di tipo fuoco. Infatti adesso mi avvicino con il mago nero e mi assicuro di utilizzare ad esempio tuono, che non è di tipo fuoco. E il mago nero, KO! Dopo aver sconfitto il nemico lascia cadere un loot. Questa missione è veramente semplice, del resto è la prima missione. Direi con il nostro ladro di provare a fare un ruba kill, perché i kill all'inizio sono importanti. Perfetto! 80 kill, ottimo! Mago bianco, utilizza la magia bianca per curare Sid perché lui ha utilizzato Body Slam, grazie. Perfetto. Attacca. Spam. Ok. Ah, vediamo un po' che fa Sid, probabilmente utilizzerà un altro Body Slam. Ah no, un semplice attacco, ottimo. Boom. Ok, io non posso fare niente con il mio guerriero, per cui mi limito ad attendere. Il protagonista dovrà fare la stessa cosa. No, mi posso spostare qui e attaccare di lato. Ottimo. Come sempre, sconfiggere un nemico alla volta, così non ci troviamo accerchiati. Perfetto. Direi che posso usare un Blizzard. Vai. Ok, scusate il taglio, ho dovuto fare un taglio perché c'è stata una video citofonata soltanto, e quindi sì, continuiamo la battaglia. Io mi limiterò sempre con il mio ladro a rubare, chissà perché, effettivamente conviene. No, 0%? Ah, mannaggia, avrei dovuto vedere. Vabbè, poco importa, dai. Tu non hai fatto nulla, usa un pronto soccorso così almeno guadagni un po' di punti esperienza, eh. Ok, vediamo che cosa fa Sid. Body Slam, naturalmente. Anche i mostri hanno dei nomi. Attacco Goblin, questo fa male. Ai, 33 punti danno. Ok, mi limiterò ad attaccare per il momento. Vai. E spam. Ok, vediamo un po' se con il mio mago nero net riesco a usare una bella magia tuono. Yes. Perfetto. Patrice, tu invece dovrai curare un po' i miei personaggi. Grazie mille. Perfetto.
E visto che non posso rubare, tanto vale che attacco da dietro, così faccio più danni. Boom! Colpo critico! KO! Grande! Perfetto, abbiamo salvato i Chocobo. E siccome non abbiamo usato fuoco, vabbè, a parte i level up, otteniamo anche i bonus della legge. Yuhu! Sì, 100 ability point! Quindi grazie a questi 100 ability point ho già imparato la mia abilità. Perfetto! Infatti ho imparato pronto soccorso. Ottimo! Ottimo, ottimo, ottimo. Il mago nero ovviamente ha preso fuoco, blizzard e thunder. Il mago bianco ha preso cura. Mi servirà. E il mio guerriero ha preso First Aid. Ok, l'arciere ancora non conosceva nulla, ma non importa, non è andato in battaglia. E lui, wow, Steel Gill costa 200, quindi deve ancora imparare la prossima battaglia. Ok. Direi che possiamo velocemente continuare la storia. Sbaglio quel mongurilla dietro a Mont Blanc. Era identico a Mont Blanc. Per chi non sa, messo Mont Blanc è uno dei miei mongurilli preferiti, anzi il mio mongurilla preferito della serie di Ivalice di Final Fantasy. Ok, direi che possiamo finalmente un po' togliere tutti i nostri equipaggiamenti e vi spiego perché. Perché è arrivato il momento di decidere quali classi dare ai nostri personaggi. Conviene sempre apprendere più abilità possibili, perché ad esempio se il mio personaggio vuole essere un alchimista deve avere due illusionisti, per essere un illusionista però deve essere due abilità mago bianco e quattro abilità mago nero apprese, quindi mi conviene che effettivamente anche lui adesso diventi mago bianco, almeno per il momento. Ora che è mago bianco direi che può apprendere cura, perché no? Vediamo un po', può prendersi questo. E perché no, la Silken Robe, così ha più difesa. E in abilità ora potrò usare sia la magia bianca che la magia nera. Andiamo a creare... Ok, questa forse non mi serve. Vediamo questa, survival set. Jackknife già ce l'ho. Va bene. Oh. Ok, andiamo di Thunderscry allora. Perché questa qui è un'arma molto particolare. Dona Iron Render e Mogul Lens ed è veramente utilissima. Quindi, tu in ogni caso, per il momento mi conviene che diventi Fencer. Perché? Perché Fencer ha un attacco più elevato e io vorrei la mia viera più orientata verso l'attacco, almeno questa. Vediamo. Dovrò poi comprarti un'arma. Però per il momento ti do il Plumed Hat e il Leather Clothing. Tu invece puoi rimanere guerriero, perché il guerriero ha più punti d'attacco del monaco. Diciamo che nel level up il guerriero e il monaco hanno lo stesso punti di attacco, però il guerriero ha più punti vita e più difesa, quindi in ogni caso conviene tenermi lui come guerriero, anche se non può prendere nuove abilità per il momento. E gli do la broadsword perché è potente. E ovviamente ti posso dare una protezione. E perché no, anche lo scudo. Perfetto. Tu, d'altro canto, come arciere non tanto mi piaci. Torna soldato per il momento perché non ho archi. Quindi non potrei insegnarti comunque nulla. First Aid già lo conosci.
Però comunque ti do la broadsword. E ti do anche lo scudo, così impari Shield Bearer. E ti do una protezione. Bene. Per quanto riguarda il Moguri, vorrei effettivamente che lui sia più veloce possibile. Quindi per il momento lo tengo ladro. Anche perché deve continuare ad apprendere Ruba Gill. Ok. Quindi diciamo che lui sta a posto. Lui anche. Tu, mio caro protagonista. Mio caro protagonista, dovrà iniziare la tua carriera da mago bianco. Ho dei progetti per te. Ho bisogno che almeno apprendi una magia bianca. E per il resto direi che puoi tranquillamente metterti questa robe. Perché ci sono due missioni, una della storia e due normali. Direi di accettarle tutte. Ok. Cos'è che non posso fare? Ah, non ho gli oggetti richiesti. Un frutto di cactus. Vabbè, lo troverò. Per il momento allora questa la lascio. Bene. Vado al negozio e utilizzo la fitting room per vedere un po' se posso comprare qualche cosa extra per i miei personaggi. Ad esempio, lui avrebbe bisogno di un elmo, quindi glielo compro. Ok. Lui effettivamente anche. Lui va bene così, però dai, più difesa fa sempre bene, anzi no. 200 guild, no no. Ok, lei ha bisogno di un'arma. Almeno la battle rapier gliela compro. Ok, sì dai, direi che nemmeno me lo posso permettere. Bene, direi che posso concludere tutto. Compra tutto, sì. Bene. E teoricamente dovrebbero avere già tutto equipaggiato. Vediamo. Sì. Perfetto. Direi quindi che possiamo salutarci qui. Come primo episodio di Final Fantasy Tactics A2 va benissimo. E spero che vi stia piacendo questo gioco. È veramente un bellissimo gioco e ha delle musiche bellissime. Non mancate al prossimo episodio.